Ciao ragazzi, oggi siamo a Frosinone nella mia città e dietro di me c'è la discarica di Via Le Lame, un vero e proprio mostro inquinante, non mi vengono altri aggettivi per descriverlo. Ciò che non potete vedere dal video, ma ve lo racconto, è che tra noi e la discarica di Via Le Lame scorre il fiume Sacco, il nostro oro blu. Quello che dovrebbe essere il nostro oro blu, dove ci sono gli alberi, lì scorre il fiume Sacco. Quindi è un mostro inquinante che negli anni sotto gli occhi di tutti è cresciuto senza che mai nessuno fosse riuscito a fermarlo, purtroppo. Infatti questa discarica è nata inizialmente solo per soddisfare esclusivamente il servizio di smaltimento rifiuti urbani del comune della mia città, quindi il comune di Frosinone. Successivamente invece è stata ampliata per soddisfare una richiesta di crisi di rifiuti regionali e quindi il mostro, anziché essere spento, è stato continuamente alimentato. Sono qui soprattutto per lanciare un messaggio, nel senso quello che non dobbiamo più mettere la testa sotto la sabbia, ma bisogna denunciare e vigilare le situazioni come la discarica di Via Le Lame, sono tante situazioni analoghe sui nostri territori. Noi siamo le prime sentinelle e ognuno deve fare la sua parte, dai cittadini, alle associazioni, alla politica. Io come membro della Commissione parlamentare Ambiente, Lavori Pubblici e Territorio, ho sentito il dovere di interrogare il ministro Costa sullo stato dei lavori proprio della discarica di Via Le Lame, una discarica che, ricordiamo, è sito di interesse nazionale. Ringrazio i miei colleghi che l'hanno sottoscritta, ringrazio soprattutto il portavoce comunale del Comune di Frosinone, Cristian Bellincampi, vicepresidente, ricordo, della Commissione Ambiente e Trasporti del Comune di Frosinone, che abbiamo collaborato alla stesura, per cui ricordiamo che siamo sul territorio di Frosinone. Non dobbiamo più abbassare la guardia, bisogna denunciare, bisogna vigilare e bisogna fare il nostro dovere. Ricordiamo che noi siamo ambiente, siamo parte di questo sistema meraviglioso e scempi del genere bisogna proprio spegnerli, perché ci sono le idee, c'è un'economia circolare da far partire anche in Italia, ci sono tante situazioni che vedono però verso il futuro e non verso il passato. Ecco, questo è il passato e sul futuro ci stiamo lavorando e insieme ce la faremo. Noi siamo Ambiente, vi saluto dalla discarica di Via Le Lame e buona giornata. Ciao.